Siamo di nuovo in diretta con lo speciale TG Noi Dido di questa sera. Come vi avevo anticipato, siamo in collegamento telefonico con Aldo Domenici, che è il marito di quella signora che qualche giorno fa è stata scippata. Come ho detto prima, lo scippatore, il criminale, il giorno dopo era di nuovo in libertà. E Domenici ha sentito l'esigenza, il bisogno di rendere pubblica questa situazione e infatti la sua vicenda è stata resa nota dai giornali e dagli organi di informazione. Buonasera Domenici, mi sente? Certo, buonasera a tutti, Ecco, un saluto a tutti i telespettatori. io ho riassunto così con pochissime parole quanto accaduto, però vorremmo sentire direttamente da lei il racconto da come è stato vissuto da lei e dalla sua famiglia. Beh, da dove cominciare? Intanto, mia moglie è stata scippata, era in bicicletta, gli hanno strattonato la borsa che era a tracolla. E la tantana è sulla testa con dei danni molto seri, rischiata addirittura una paralisi. Come sta adesso sua moglie? Adesso mia moglie è in casa e devo dire stamani ha anche provato a fare due faccende, lavare due piatti, gliel'ho impedito, ma insomma lo spirito sembrerebbe giusto, ma è ancora una cosa piuttosto lunga, no? Non sarà ancora roba di 2 giorni, presumo almeno altri 15 giorni serviranno. Detto questo, io avrei molte cose da dire. Partendo dalla manifestazione fatta della fiaccolata, per quanto accaduto in via Coppino, devo dire, io c'ero ovviamente, anche perché poi mi spassano sotto casa, quindi c'ero, che secondo me non erano 3.000 persone, secondo me erano molte di meno. E questo Lei è dice così. che non c'è stata No, una partecipazione come ci si poteva aspettare? esattamente questo. E questo mi fa quasi vergognare di essere italiano. Ma in che mondo viviamo? Viviamo in un mondo dove gli stranieri o anche gli italiani, perché io non sono razzista, per me bianco, nero, giallo, verde non me ne frega niente. Se sia di destra o che sia di sinistra, ancora di meno. Se sono persone oneste, va bene tutto. Ma dico, gli aregini, vi siete già dimenticati di quello che abbiamo combinato nel 67? E io c'ero, perché il 68, se non avete capito bene, è nato nel 67 a Viareggio. Le abbiamo gli attributi o no? Facciamoci rispettare. Riprendiamoci non Viareggio, riprendiamoci l'Italia. Io ho clienti, ora non voglio dire cosa faccio, ma insomma sono rappresentanti di una multinazionale. Ho clienti in tutta l'Europa, ho parlato con più di un mio cliente da Porto Empedocle a Bolzano, sono tutti arrabbiati, il termine esatto sarebbe anche un altro, ma siamo in televisione, forse non è il caso, no? La Direi di no, prego. situazione è brutta. Mio figlio, per esempio, è uno che fa palestra, ninja, una specie di Bruce Lee, tanto per capirci. Se mio figlio avesse preso quello scippatore nei giorni in cui era a spasso, perché adesso è di nuovo in galera, sia chiaro, che cosa sarebbe successo? Se lo prendevo io, pensate che avesse trovato a capo orecchio di quella persona? Senta, ma voi avete chiesto spiegazioni sul fatto perché era di nuovo a piede libero? Era subito a piede libero questo scippatore? Per quello che so, che poi non so quanto ci sia di vero, ma credo che sia importante dirlo. Il giudice è una donna ed è arrabbiata, anche qui il termine sarebbe un altro. Sembra che questo giudice l'abbia confermato gli arresti e rimesso in libertà il giorno dopo, perché questo gli imponeva la legge. E dopo, se abbiamo tempo, parlerei anche di quello. Però riservandosi di aspettare qual era l'effetto definitivo di mia moglie. Una volta arrivato quello, cioè mia moglie è uscita dall'ospedale, mandata a casa, con un referto importante, e lo scippatore si è beccato, credo, perché non ho notizie certe, rapina e addirittura tentato omicidio. Ah, Quindi quindi la cosa è aumentata la gravità dei capi di imputazione. bravo, ma questo, per quello che credo io, il giudice l'ha fatto volutamente. Per avere in mano un'arma in più nei confronti di questo sciagurato. Ok? Però
signori, la legge dice che se non hai una condanna superiore ai 3 anni non vai in galera. Ok? Poi leggiamo come oggi, voglio dire oggi, di un barista di Vigevano multato perché ha messo fuori una ciotola con l'acqua per un cane, multato per aver occupato abusivamente il suolo pubblico. Ma siamo di fuori? Non è forse il caso di fare un bel referendum, perché tanto i nostri politici fanno quello che vogliono, si comprano le mutandine verdi per andare a fare gli scemi in giro per il mondo e non hanno i soldi per fare nuove carceri. Spero che non si riferisca a qualcuno di Viareggio in questo caso. No, no, in generale in Italia, perché credetemi, il problema non è Viareggio, o meglio, è anche Viareggio, ma è generale. Mia moglie è un personaggio importante nell'associazione della lotta alla leucemia dell'ospedale Versilia. Un dottore di questo reparto, che abita a Lunigiana, mi diceva, quando è venuto a trovarla all'ospedale, che ci sono bande di banditi che vanno a giro per i paesetti in montagna a fare il diavolo a quattro, sfondano le case, rubano, rapinano, eccetera, eccetera. Leggi Corsanico di pochi giorni fa. Ma in quale mondo stiamo vivendo? E i nostri politici pensano a comprarsi le mutandine verdi, gialle e rosse, non me ne frega niente del colore. Pensassero a fare una legge che garantisca la certezza della pena, come succede all'estero. Perché i rumeni, quelli bastardi, perché ci sono buoni e ci sono bastardi, quelli bastardi vengono in Italia? Perché in Romania e l'Italia hanno le manine, qui in Italia no. Qui in Italia, diciamo, poverini, ha avuto un'infanzia difficile. Abbiamo capito il suo punto di vista, Domenici. Dobbiamo chiudere il collegamento. La ringrazio comunque della sua testimonianza. Niente, grazie. Grazie, buona serata. Ecco, allora Domenici, in termini anche un po' forti, ci ha espresso una visione del problema. Le avevamo accennato già prima, cioè c'è un reato, c'è uno scippo, c'è un furto, un qualcosa che spaventa. Non si può parlare di microcriminalità, ha ragione in pieno Chelotti, perché è facile parlare di microcriminalità quando non ci riguarda, quando ci riguarda non è più un micro. Spaventa, ferisce anche fisicamente in modo grave, e il giorno dopo il criminale in questione è a piede libero. È il famoso problema della certezza della pena, del far rispettare le regole, ma in realtà si rispettano le regole perché le regole dicono questo. Però questo può portare a una deriva di violenza anche l'opinione pubblica, al farsi giustizia da soli. Voi che cosa ne pensate di questo aspetto del problema, e secondo voi quale potrebbe essere una soluzione? Magari cominciamo da Chelotti, che forse è quello più ferrato in materia. Non ho seguito tecnicamente il caso della signora Domenici. Sicuramente il giudice ha applicato una legge, il discorso che facevamo prima. Noi spesso ce la prendiamo coi giudici perché secondo noi scarcerano, senza pensare che il giudice applica una legge che i nostri politici hanno votato. Ma un giudice ha anche discrezionalità nell'applicare una legge? Ha molta discrezionalità, ma quando riguarda gli arresti esistono dei massimi e dei minimi della pena, e si rientra all'interno di una prassi più o meno discrezionale, ma comunque una prassi. Se noi facciamo una legge che è democratica, moderna, per l'inserimento, per la funzione non repressiva della pena, facciamo una legge dove in automatismo facciamo degli sconti di pena per chi sta in carcere, dopo un tot di mesi gli diamo obbligatoriamente gli arresti domiciliari perché non abbiamo più il carcere. Quando sono agli arresti domiciliari troviamo altre forme per ridurre ancora la pena. Quando abbiamo fatto il 60-65% della pena si può riottenere quella che si chiama la sospensione, la condizionale. Determiniamo che in Italia non c'è la certezza della pena. E dall'altra parte, cioè non si sta in carcere oggi in Italia, a meno che... E dall'altra parte abbiamo l'aberrazione della legge, cioè... Ragazzi che a 18 anni, in maniera sbagliata e senza volerli difendere, sono stati arrestati per un furto, per una,
per la vendita magari fra amici di un pezzetto di hashish, si ritrovano condannati a 28-29 anni in Cassazione e andare in carcere quando hanno dei figli e sono persone per bene che producono nella nostra società. Cioè, c'è qualcosa in tutto questo meccanismo che non funziona. Quindi è importante capire che andrebbero cambiate le leggi, perché lui ha ragione quando dice la certezza della pena e fare l'esempio della Romania. Io, un caso mio che ho vissuto personalmente, io ho arrestato per portarlo all'estradizione in Romania un ragazzo rumeno che in Romania aveva rubato delle cappotte di macchine, non ricordo se erano 3 o 7, ha subito una condanna a 7 anni e i rumeni se lo sono venuti a prendere in Italia perché da loro la pena si sconta in carcere e non alle condizioni del carcere italiano, che non esiste, ad esempio, la televisione nel carcere rumeno, per fare un esempio semplice. Non so se Santini o Bindocci vogliono aggiungere qualcosa su questo argomento. Ci sono due cose che risaltano ascoltando le telefonate e le parole qua. Manca la certezza della pena, o se venissero arrestate, le carceri sono piene. Voglio anche vedere quanto ci restano o dove c'è possibilità di metterlo. I centri di raccolta non sono più esausti, quindi non c'è neanche la disponibilità da parte delle forze dell'ordine di poter acciuffare qualcuno e poterli mettere dove serve. Cioè, ecco, questo fa parte tutto di un sistema dove Viareggio è una delle piccole lampadine che in questo momento sta lampeggiando fra le migliaia di tutta Italia, perché ecco, è come paragonare Innsbruck a Viareggio, come è passato sulla RAI questo messaggio apocalittico, come se Viareggio sia ora la città peggiore d'Europa. Cerchiamo di fare paragoni tra città e città. Viareggio in questo momento sta subendo un qualche cosa, ecco, è arrivato proprio, ecco, basta, non si può più andare, è arrivato al collasso, è esploso il sistema. Il commissario prefettizio, quello che sta facendo in queste ore, è lodevolissimo. Non serve l'esercito per la strada in una città come in Versilia, che vive di turismo. Non servono le divise, perché allora scordiamoci per i prossimi 20 anni davvero che il turista scelga di venire a Viareggio. Cerchiamo di fare delle scelte ponderate, delle scelte con raziocinio. Accendiamo almeno una volta il cervello quando si fanno delle proposte e cerchiamo di far comprendere che forse quella che dobbiamo o vogliamo chiamare criminalità va debellata in qualche altra maniera, dove una città deve sì reagire, ma deve anche reagire finalmente chi è richiamato e ha il compito realmente di farlo. Torno a quello che ho detto al mio intervento iniziale. Un amministratore pubblico non deve abdicare assolutamente ai propri doveri. Un amministratore pubblico deve prendersi delle responsabilità e deve fare delle scelte. Quello che sta, anche con coraggio, ma è anche nel suo potere, quello che sta facendo il commissario prefettizio in queste ore. Bindocci? Sì, allora, innanzitutto ho la sensazione che ci si stia concentrando un po' troppo su una soluzione semplicemente repressiva, con la polizia, il carcere. Io con queste leggi che non è che allora domattina vado a borseggiare, perché? Perché sono integrato in una società, perché sono un cittadino con dei valori. Proviamo a ragionare un po' sugli effetti, perché se l'unica reazione che dobbiamo avere dall'avvocato e dal poliziotto sindacalista è che la risposta sta in leggi più severe, io francamente credo allora il sistema rumeno come un sistema giudiziario invidiabile, tra l'altro poi sulla Romania, cioè, dati di studi internazionali sulla corruzione in alcuni paesi, insomma, poi si nota che i paesi con maggiore corruzione hanno anche le pene più severe e i paesi con le pene meno severe hanno anche meno problemi di microcriminalità. Nord Europa lo dimostra, dati statistici alla mano. Quindi non c'è questa matematica che con la legge del taglione avremmo meno. C'è un problema complessivo, che non è viareggino ma è nazionale, su un sistema giudiziario, è un sistema che ha delle difficoltà, che ha dei tempi lentissimi, che ha le carceri piene, che è un problema, diciamo, complessivo nazionale, che punisce poi i più deboli anche qui, perché i più deboli sono le vittime della microcriminalità, intesa come diciamo, reati meno gravi e meno complicati, non perché siano meno brutti per chi li subisce, che anzi la solidarietà alla famiglia Iaconi, a chi sta vicino alla signora e a Manuel, è ovviamente quella fiaccolata voleva dire Viareggio non ci sta. Viareggio non ci sta a vedere
questa violenza che punisce le persone sole, le donne, i pensionati, le truffe, ecco. Però non può essere una risposta solo in termini. Bisogna pensare a creare, a lavorare sulle cause. Io credo, guardate, una banalità per sintetizzare, che una volta, mi ricordo, c'era un politico che ha fatto anche il Presidente della Repubblica, diceva non c'è libertà senza giustizia sociale. Io credo che non ci sia legalità senza giustizia sociale. Se uno non ha un modo per campare e ha dei bambini e deve fare qualcosa per riuscire a dargli da mangiare, lo capiremo tutti. Noi bisogna anche creare le condizioni, quindi fare un ragionamento complessivo su problemi anche internazionali, la possibilità di poter accogliere i migranti, cioè, se no poi diventa tutto un galera e non si entra, e poi è chiaro che si va nella deriva dell'esercito. Cioè, io dico che bisogna provare a ragionare sulle cause. Viareggio deve offrire, e qui interessa al sociale, per quello c'era uno striscione legalità e solidarietà, perché la legalità ha una risposta reale se si crea una società solidale, dove se uno ha un problema la società trova le soluzioni. A Viareggio c'è dei problemi sulla casa, c'è dei problemi sui minimi vitali. Abbiamo una società che è anche forse quella che ha in Versilia, soprattutto sicuramente, non forse, è quella che ha una maggiore presenza di Stato sociale, che oggi viene messo in discussione con un'amministrazione al dissesto. Questo causa anche un po' la sensazione che c'è a Viareggio oggi che è della terra di nessuno. Ecco, io credo che dobbiamo avere la forza, e lì la politica deve fare davvero un salto di qualità, di affrontare in termini di coesione sociale questa cosa, presidiare il territorio, ma anche coesione sociale per combattere le cause. Perché l'integrazione delle persone, non mi riferisco solo ai migranti, in generale, il sentirsi parte di un tessuto sociale, poi ti hai un imbarazzo andare a fare reati, a finire sul giornale, e non lo fai perché vieni escluso dalla società dove lavori. Qui invece abbiamo tanti già esclusi, zone di degrado, zone dove l'esclusione è un elemento normale, dove tutti si sentono soli. A questo punto la disperazione ti induce anche a fare delle cose. Quindi combattere le cause, combattere e in qualche modo punire coloro che sbagliano, assolutamente sì, perché serve anche la deterrente per indurre, però anche lavorare in modo costruttivo sulle cause per limitare il disagio e consentire di avere una Viareggio dove non sia solo la pena pesante a non far delinquere le persone, ma sia l'adesione a un modello sociale inclusivo. Cioè, io non delinco non solo perché vado in galera, ma non delinco perché credo che non sia corretto, perché la società comunque mi dà gli spazi per poter avere i bisogni vitali comunque risolti, perché sennò diventa solamente una visione punitiva di una società che io credo invece Viareggio meriti una visione solidale. Do 30 secondi per una replica che l'ho. Non ho chiesto e non chiedo assolutamente. Non chiedo e non credo alla repressione, non ci ho mai creduto. Però sono anche dell'idea che la pena debba essere assolutamente certa ed attuale. Perché senza la deterrenza della pena non esiste sistema giudiziario. Sono d'accordo, ma io dicevo ci vuole anche l'altro pezzo. Ecco, dico ci vuole anche l'altro. Rumeni, perché noi abbiamo purtroppo in questa fase una criminalità che viene anche da quel paese, dove a me personalmente mi è stato detto, io preferisco vivere purtroppo in carcere in Italia che libero al mio paese. E questo significa che il nostro carcere non crea nessun problema. Minori. Non crea nessun problema, credetemi. Prima di passare la linea alla regia, vi leggo qualche altro messaggio. Forza Manu, da tutto piano di Mommio. Questo ovviamente è un messaggio di sostegno a Iacconi e a tutta la sua famiglia. Poi tante trasmissioni trattano sulla moda del momento, ma poi chi deve fare se ne lava le mani, tanto hanno la scorta. Al carcere di San Giorgio il 70% sono tutti stranieri, però questo è un dato che ci viene da un messaggio, non so se è verificato o verificabile. Come mai in Germania ci sono persone di tutte le etnie e si comportano bene? Perché dopo la prima volta, prima di portarli in carcere, li fanno passare la voglia di rifarlo. Noi invece se li diamo a malapena una spinta bisogna difendersi, perché ti denunciano, sanno come fare per evitare le pene. È un modo per esprimere, un modo sbagliato per esprimere probabilmente un disagio, il disagio di cui parlavamo prima. Ci fermiamo di nuovo, l'ultimo break, poi sentiremo dal collega Roy Lepore, che da anni si occupa della cronaca in Versilia, qual è la situazione sulle indagini sul caso Iacconi e qual è la situazione dal punto di vista di un giornalista, degli organi di informazione, dell'emergenza criminalità a Viareggio. Ci vediamo tra pochissimo.